Successi internazionali dei solisti veneti. Il segreto di tutti questi successi, maestro. Se è segreto non si dice. In ogni caso io credo che sia il grande entusiasmo per la musica e il grande amore per chi ci ascolta. Forse l'incanto di questi violini non ha bisogno di commenti, così pure la dolce melodia cromatica dei brani di Antonio Vivaldi che i solisti veneti, diretti da un grande Claudio Scimone, hanno eseguito nel corso di un concerto organizzato dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nella Chiesa Cattedrale di Adria. Ottima l'acustica anche nel concerto in re maggiore per tromba ed archi di Giuseppe Tartini, le quali opere musicali per quasi due secoli dimenticate sono state rivisitate dai solisti veneti che nel 1970 iniziarono la pubblicazione dell'opera Omnia, oboe e archi in primo piano nel concerto in do minore di Alessandro Marcello, per finire il gran duo concertante per violino, contrabbasso e orchestra di Giovanni Bottesini. Ma gli applausi interminabili del numeroso ed attento pubblico hanno incitato il maestro dei fuori programma, dapprima con variazioni sul tema di Donizetti, poi con il primo tempo della sonata 4 di Gioacchino Rossini dedicata alla città di Adria, infine con il Te Deum di Charpentier. Lei ha voluto dedicare l'ultimo brano, uno degli ultimi brani alla città di Adria, perché questo? Che cosa è legato a questa città? Beh, il brano di Rossini è stato dedicato ad Adria in quanto una delle grandi capitali della lirica del mondo, non tanto perché si faccia oggi Adria molto lirica, ma perché ha dato i natali a alcuni dei più grandi artisti del nostro secolo, fra cui direttori d'orchestra a cui tutti sono molto legati, come Antonio Guarnieri e come Nello Santi, che oggi è una delle più grandi bacchette del mondo. Io sono molto legato a Nello Santi anche perché siamo stati compagni di scuola e sono un suo grande ammiratore. Anche in questa occasione si è riproposto il problema di una città orfana del suo teatro comunale, decisamente deludente anche l'organizzazione che fino all'ultimo aveva delegato la vendita dei biglietti alla Proloco e che all'inizio del concerto ha lasciato entrare gratuitamente sollevando più che lecite proteste.